Dignità è la parola chiave, restituirla a chi l'ha perduta per un lavoro che non c'è più o che risulta precario è un dovere morale che chiama in causa tutte le istituzioni e al cui adempimento anche la Chiesa non intende sottrarsi. Ad Andria, la diocesi locale cerca di dare risposte concrete a chi vive il dramma della disoccupazione, proponendosi non solo come luogo di conforto spirituale, ma offrendo spunti e opportunità tangibili per guardare con maggiore ottimismo al futuro lavorativo. Sono degli orientamenti, sono delle piste sulle quali le parrocchie e la diocesi stessa possono costruire delle proposte. Alcuni suggerimenti ci sono, faccio alcuni esempi, ad esempio l'impegno sulla promozione della filiera corta e sul chilometro zero. Ecco, diventa necessario sostenere l'economia locale per dare sviluppo alle nostre imprese e quindi ridare anche un circuito nuovo a quello che può essere la dinamica del lavoro. Oppure il cambiamento degli stili di vita, cioè rendersi conto che non è più possibile portare avanti un bilancio familiare, ad esempio, così come è stato fatto negli ultimi anni, ma occorre rivedere alcune voci di spesa che siano quanto più come dire, improntate sulla sobrietà soprattutto. E poi, ad esempio, qualcosa che riguarda più prettamente la Chiesa, delle azioni nuove nelle parrocchie, dove ad esempio gli oratori da rivedere alla luce proprio della integrale formazione del giovane, dalla scuola fino al lavoro. Si rinnova quindi l'interesse della Chiesa verso il mondo del lavoro e in particolare verso chi vive situazioni di sofferenza a causa della precarietà occupazionale. La mancanza di lavoro sta creando tantissimo disagio, per cui è necessario, ecco, fare qualcosa. Da qui l'interesse della Chiesa locale verso il lavoro, che significa soprattutto interesse verso chi vive il problema, il dramma della precarietà lavorativa. Abbiamo però voluto dare al nostro seminario di studio un taglio operativo più che dottrinale, perché l'intento è quello di individuare strumenti, individuare proposte capaci di dare una risposta ai bisogni emersi, capaci di offrire, di restituire dignità a tutti coloro che l'hanno persa a causa di un lavoro precario o di un lavoro che non c'è più o che stanno perdendo proprio in questi giorni. È importante l'impegno di tutti. L'impegno della Chiesa, l'impegno delle parti sociali, l'impegno di ciascuno di noi perché davvero si orienti il presente verso un futuro migliore attraverso scelte coraggiose e gesti concreti.